Ciao a tutti, bentornati sul Goloso Mangiar Sano. Natale si avvicina e oggi abbiamo deciso di presentarvi un intero menù, appunto, di Natale da preparare in pochissimo tempo. Vi stupirete di quanto sarà semplice realizzarlo. Ovviamente con i trucchetti giusti. In descrizione abbiamo preparato per voi un ebook che potete scaricare fin da subito, all'interno del quale troverete tutte le ricette con le dosi, i passaggi e tutti i consigli e le informazioni utili. Iniziamo quindi con la prima parte, dove inizieremo a fare le prime preparazioni che poi andremo a conservare in frigorifero. Partiamo con il cocktail, guardate che meraviglia! Andiamo a realizzare dei ghiaccioli al melograno. Io ho già spremuto il succo di melograno e adesso lo vado semplicemente a versare all'interno di uno stampino, appunto per i ghiaccioli. Il succo di melograno lo potete ottenere estraendo il frutto con l'estrattore, oppure potete spremerlo nello spremiagrumi come se fosse un'arancia. Lo possiamo mettere in congelatore. Passiamo ora al primo antipasto. Andremo a realizzare delle crocchette di tofu affumicato e olive che sono davvero buonissime. Andiamo a mettere in un frullatore tutti quanti gli ingredienti, quindi le olivette sott'olio, i pomodorini secchi, il tofu affumicato. Andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo e vado ad insaporire con un pizzico di sale, ma non esagerate perché le olive e i pomodorini sono molto saporiti, un pochino di erbette aromatiche e un pochino di pepe nero. Vado ad aggiungere anche la farina di ceci e l'amido di mais. A questo punto posso frullare bene. Il composto che otterrete sarà morbido e malleabile. Adesso potremo quindi formare delle polpettine e passarle con un pochino di pane grattugiato per formare una sorta di panatura. In descrizione vi mettiamo anche la ricetta per realizzare delle crocchette un pochino più tradizionali con uova e formaggio alla zucca, davvero buonissime, così avete magari un'alternativa per i più scettici all'uso del tofu, anche se vi garantisco che sono davvero squisite. Una volta formate le crocchette possiamo metterle all'interno di un contenitore e riporle in frigorifero senza chiudere, in modo da non formare condensa all'interno. Il secondo antipasto sono dei bellissimi e sfiziosissimi alberelli di pasta sfoglia e pesto. La realizzazione è molto semplice, vado semplicemente a spalmare un po' di pesto sulla pasta sfoglia. La vado a mettere su metà di tutta quanta la sfoglia. Il pesto che ho utilizzato è un pesto vegan, ve lo metto in descrizione, è davvero buonissimo. E adesso la vado a richiudere a metà, in questo modo. Quello che dovrò fare ora sarà semplicemente tagliare la sfoglia in striscioline che vado poi a ripiegare formando proprio un alberello. Fermo tutto con uno stecchino e il gioco è fatto. Anche gli alberelli quindi sono fatti, pronti per essere conservati in frigo. Passiamo al terzo antipasto. Andremo a realizzare una frutta secca tostata e speziata, davvero buonissima. In una ciotola ho messo la frutta secca mista, abbiamo noci pecan, mandorle, noci di macadamia, insomma un bel mix. E la vado adesso a condire. Ho messo un pizzichino di olio, ma davvero poco. Vado a mettere adesso del pepe e poi spezie ed erbe aromatiche come paprika, curcuma. Potete variare mettendo quelle che vi piacciono di più. Noi abbiamo messo anche un pochino di chiodi di garofano e cannella, davvero pochissimo, ma danno un profumo davvero particolare. E poi ovviamente andiamo ad aggiungere il sale. E la frutta secca è pronta per essere conservata in frigorifero. Siamo arrivati al momento del primo. Quello che abbiamo scelto per il menù di Natale è un primo piatto davvero buonissimo, una lasagna con verdure e zucca. È molto semplice da preparare, la prima cosa che facciamo è scaldare il latte per la besciamella. Intanto in una padella vado a mettere un filo d'olio e il mix per il soffritto, quindi sedano, carota e cipolla ben tritati con all'interno anche delle erbe aromatiche. Faccio scaldare il tutto pochi minuti e vado ad aggiungere i funghi tagliati a fettine sottili
e gli spinaci. Posso chiudere tutto quanto con un coperchio e aspetto che le verdure si ammorbidiscano bene, ci vorranno più o meno 10 minuti. Le lascio quindi rosolare altri 5 minuti senza coperchio. Intanto in un tegame a parte posso preparare quindi la mia besciamella. Ho sciolto il burro vegetale con un pochino di farina, lascio cuocere 2 o 3 minuti e inizio ad aggiungere poco alla volta il latte caldo mescolando bene. Ne vado a mettere proprio un mestolino alla volta in modo che la besciamella risulti bella liscia e non abbia agrumi. Non preoccupatevi se il composto vi potrebbe sembrare un pochino slegato, è del tutto normale, basterà mescolare bene e aspettare qualche minuto. Rimettiamo quindi sul fuoco e facciamo arrivare a bollore. In questo modo si prepara una besciamella davvero in pochi minuti. Ultima cosa che vado a fare, aggiungo della noce moscata, che è davvero indispensabile, e un pochino di sale perché mi sono dimenticata di aggiungerlo prima. A questo punto siamo pronti per assemblare il nostro condimento e andarlo a conservare. Vado a versare la besciamella in un contenitore capiente e aggiungo anche il condimento di verdure. Se volete potete tenere da parte un pochino di besciamella da aggiungere poi sulla lasagna nell'ultimo strato. Iniziamo a preparare adesso il secondo o contorno. Andremo a realizzare questa bellissima torta salata. In questa padella faccio semplicemente rosolare le verdure di campo con un pochino di olio, 2 spicchietti di aglio e una presa di sale. Le verdure di campo le ho soltanto sbollentate e strizzate e tritate bene. Vado ad aggiungere anche delle olive sott'olio, un pochino di peperoncino e delle patate tritate. Se volete potete anche mettere le patate tagliate a cubetti, in quel caso però vi consiglio di sbollentarle qualche minuto per agevolare poi la cottura. Quindi mescolo bene e lascio cuocere tutto per 15 minuti circa coprendo con un coperchio. Le verdure sono pronte, vado a rimuovere gli spicchi di aglio e posso conservare tutto in un contenitore capiente. Siamo arrivati adesso alla parte più golosa di tutto quanto il menù, ovvero i dolcetti. Abbiamo scelto di realizzare delle mini sacher che sono veramente fantastiche, semplici da fare e di una bontà unica. Il dolce è l'unica cosa che andremo a realizzare interamente in anticipo e poi conserveremo in frigorifero già pronto. Realizziamo quindi la base della torta al cioccolato. In una ciotola vado semplicemente ad unire tutti quanti gli ingredienti partendo da quelli secchi. Quindi farina, amido, cacao, zucchero, un pochino di lievito e poi posso unire gli ingredienti liquidi, l'olio, il cioccolato e il latte che vado a mettere poco alla volta. Inizio a mescolare e continuo ad aggiungere il latte fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo. La realizzazione è davvero semplice. Vado a versare tutto quanto il composto all'interno di una teglia e lo spalmo bene. Dovremo ottenere uno strato sottile. In ogni caso, nelle book troverete tutte quante le informazioni anche per quello che riguarda la dimensione della teglia. Quando la torta sarà cotta, potremo ricavarne dei dischetti che vado a tagliare semplicemente con un coppa pasta. Li andiamo poi a farcire con la marmellata di albicocche, quindi vado a metterne un pochino su ogni dischetto e poi richiudo. A questo punto i tortini sono quasi pronti, li vado a passare nel cioccolato fuso. All'interno abbiamo anche messo un pochino di panna vegetale liquida, creando una specie di ganache molto semplice. In questo modo il cioccolato non sarà troppo duro una volta che si mangeranno, ma sarà abbastanza morbido. Vado a passare i lati nella granella di nocciole e vado a glassare anche la superficie. Vado a mettere delle bacche di cranberry disidratati, guardate che belli, danno un bel tocco di colore. Con gli ingredienti avanzati andremo a realizzare dei tartufini. Vado semplicemente ad unire i pezzetti di torta alla ganache e mescolo bene fino ad ottenere un composto malleabile.
In questo caso le dosi non ci saranno perché dipende ovviamente da quanti ingredienti vi sono avanzati. Quello che dovrete ottenere sarà semplicemente un composto morbido e malleabile. Quindi se lo sentite un po' duro potete andare ad aggiungere un goccino di latte. Possiamo realizzare i tartufini che andremo poi a passare nel cocco grattugiato. E vi garantisco che sono la fine del mondo, buonissimi! Bene, tutte queste cose che abbiamo preparato adesso le possiamo riporre in frigorifero. Vi consigliamo di fare le cose con 2, massimo 3 giorni d'anticipo. In frigo comunque si mantengono davvero perfettamente e in descrizione, come detto prima, trovate l'ebook con tutte quante le informazioni, oltre che delle ricette, anche della conservazione. Ipoteticamente oggi è il giorno di Natale o comunque il giorno in cui riceverete i vostri ospiti. Quello che dobbiamo fare sarà semplicemente cuocere, abbiamo tutto quanto pronto e quindi vi consigliamo di partire con 1 ore e mezzo, al massimo 2 orette d'anticipo nell'appunto cuocere le vostre cose. Quindi iniziamo subito ad accendere il forno. La prima cosa che andremo a cuocere saranno le lasagne. L'assemblaggio è molto veloce e sarà la prima cosa che andiamo a cuocere perché hanno una cottura un po' più lunga rispetto al resto delle preparazioni. Vado a mettere sul fondo di una teglia un pochino di olio. Come vedete la teglia è un po' piccolina, ma l'abbiamo scelta di questa dimensione solo per praticità all'interno della nostra giornata di registrazione. Metto poi un pochino di condimento di besciamella e verdure e vado a fare il primo strato di pasta. E aggiungo anche le fettine di zucca. Ho semplicemente tagliato una zucca con il pelapatate creando appunto queste fettine molto sottili. La zucca la vado quindi a mettere cruda. Aggiungo un altro strato di pasta e ripeto l'operazione, quindi di nuovo condimento di besciamella e verdure, le fettine di zucca sottilissime e ancora pasta. E vado avanti così fino a esaurire tutti quanti gli ingredienti. La pasta al forno è quindi pronta per essere infornata. La andiamo a mettere in forno caldo a 190 gradi per circa 25-30 minuti. Intanto che la lasagna cuoce ci possiamo occupare del nostro secondo. Iniziamo quindi a preparare la nostra sfoglia. Vado a ricavare dei triangoli da un foglio di pasta sfoglia, ma per questa ricetta potete anche utilizzare della pasta brisée oppure della pasta lievitata, quella per fare la pizza per intenderci. I triangoli che ci serviranno saranno 8 e li andiamo a disporre a stella, quindi mettendo i primi 4 e poi andando a completare con gli altri 4 triangoli messi in modo sfalzato. Chiudo con un pochino di pasta anche il centro e posso aggiungere il mio ripieno di verdure. I triangoli che avevo ottenuto erano davvero molto molto lunghi, quindi li ho accorciati un pochino e adesso sono pronta per richiudere tutto quanto, creando questo bellissimo effetto. Spennello la superficie con un pochino di latte e vado ad aggiungere dei semini di sesamo. Se volete potete anche creare un effetto cromatico carino andando ad alternare semi di sesamo e semi di papavero su ogni triangolo. Quando la lasagna sarà pronta, quindi possiamo infornare la nostra torta salata alla stessa temperatura per circa 20 minuti. A questo punto ci rimane da cuocere in forno i nostri alberelli e la frutta secca. Lo abbassiamo a 180 gradi e andiamo ad infornare gli alberelli per 15 minuti e la frutta secca per 10 minuti girandola di tanto in tanto. L'ultima cosa che ci rimane da cuocere sono le crocchette. Le andiamo a cuocere proprio all'ultimo, quindi appena arriveranno i vostri ospiti potete accendere la pentola con l'olio e iniziare a friggerle. Ovviamente la frittura è una cosa che facciamo all'ultimo perché mangiare le crocchette belle calde è molto più gustoso. Quindi vado a tuffare le crocchette di tofu e olive all'interno dell'olio caldo e le lascio dorare per circa 5 minuti girandole bene. E questo è il risultato, guardate che belle che sono! Quando arriveranno i nostri ospiti, quindi potremo anche servire loro il nostro meraviglioso cocktail. Adesso vi facciamo vedere l'effetto dei cubetti al melograno.
Una volta infatti che si va a versare il martini e la soda si sciolgono creando questo effetto rosso bellissimo e molto natalizio. E in un attimo abbiamo realizzato tutto. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così e se vi va potete attivare la campanella, in questo modo rimarrete sempre aggiornati con l'uscita dei nuovi video. Noi vi auguriamo uno splendido e bellissimo Natale da passare insieme alle persone che amate e noi ci rivediamo ogni mercoledì alle 2 sul canale. Ciao!